Italia da gustare. Un viaggio tra le eccellenze italiane a cura del direttore Dario Bordetti. Oggi incontriamo il primo maresciallo, luogotenente, Luigi Lentigno. La tua prima missione? La prima missione è stata a Beirut, in Libano, nell'83. Ero destinato a partire prima, durante la prima fase dell'82, però sono stato cercato perché ero in ferie, capitava un periodo in cui ero in ferie, nel mese di agosto, il primo contingente italiano partì nel mese di agosto dell'82. Io ero in vacanza e mi hanno cercato, allora non c'erano i cellulari e quindi mi hanno cercato sul telefono fisso a casa, ma non c'ero. E sono rientrato dopo una quindicina di giorni, 15-20 giorni, e il mio comandante di allora, il comandante di battaglione, mi disse che ero stato selezionato insieme ad altri per andare a dare il cambio a quelli che erano partiti ad agosto 82. Mi sono rallegrato con me stesso perché io era un'esperienza che volevo fare da tanto tempo, da quando si cominciò a parlare di questa missione di pace che doveva intervenire lì in Libano. Mi sono rallegrato con me stesso perché il comandante mi aveva chiamato e mi aveva detto di tenermi pronto, di prepararmi, perché a distanza di qualche mese sarei partito insieme al contingente che andava a dare il cambio a quello precedente, che era il 10° bersaglieri di Solbiate Luna. Quindi dovevo andare a Solbiate e aggregarmi a loro quando era il momento e saremmo partiti per Beirut. Cosa ti sei trovato davanti? Un altro mondo? Un altro mondo, sì, che era un altro mondo. Era un mondo povero, gente che faceva fatica a tirare avanti, a mangiare un pezzo di pane durante la giornata. Un mondo che io non conoscevo. Un mondo di realtà che noi qui non vedremo mai, probabilmente. Realtà come la guerra. La guerra è una brutta bestia, se posso usare questo termine. Però ero lì, in mezzo c'ero anch'io in quel momento lì. E quindi cominciavo a sentire, a mettere in pratica quelle che erano le mie competenze, cioè ciò che mi hanno insegnato durante la fase addestrativa precedentemente alla missione. Un messaggio che vuoi lanciare ai giovani che ascoltano? Il messaggio che potrebbe essere quello giusto, anzi sicuramente quello giusto, è quello di credere in ciò che si fa, essere forti mentalmente. Salutiamo Luigi Lentigno, a voi regia.